Che sai quanti si chiedono se sono vivi o sono morti? Ebbene, questo è l'inquietante interrogativo di Esale, il rompiscatole per la puntata di oggi, ovvero sia il DJ, questa figura assolutamente incredibile che impazza nelle notti dell'Italia, ma anche europee. Tutti quanti si chiedono, ma questo DJ sarà vivo o sarà morto? In che senso? Ovviamente ve lo spieghiamo immediatamente. È un burbero mischia dischi o un uomo immagine della console? Tutto piatti e mixer o anche un agitatore di folle danzanti? C'è chi dice che la figura del DJ è in crisi, sarà vero oppure no? Sono pochi i tipi carismatici oppure ogni DJ è un tipo carismatico? O troppo spesso l'immagine di un DJ è caratterizzata da un vocal? Inchiesta di Yesel, i rompiscatole per capire dove va a finire una delle figure principali del popolo della notte. Ma poi la sua musica dovrà essere underground oppure no? Per chiarire tutti questi misteri chiaramente avremo un casino di collegamenti telefonici, ma soprattutto avremo all'interno del bunker di Yesel, i rompiscatole, ospite il DJ in carne ed ossa, tutto piatti e tutto mixer, Alex Marini. Tanti auguri a te, tanti auguri caro Stefano. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno Stefano Cardelli, che tu oggi in questo dì compi assolutamente 32 anni. Grazie, grazie degli auguri, sì è vero. Senti, domanda molto schietta al di là degli auguri. Il DJ secondo te è vivo o è morto? No, il DJ è vivo, come non è vivo? Chiaramente sta vivendo un momento di passaggio, perché... E dove va? Se passa, dove va questo DJ? Guarda, il DJ è una razza veramente particolare di personaggi, forse la peggiore della discoteca. Sicuramente è meglio le cubiste, voglio dire, però anche il DJ. No, ma il DJ, guarda, veramente sono tutti personaggi molto particolari, ti potrei raccontare mille episodi. E raccontamene uno, tramette. Tramette 60.000. Vabbè, te e qualcun altro. Ma sono... Vabbè, ma dopo tutto forse è anche giusto, sono un po' idealista, però sono tutti mercenari, capito? Dove tira il vento vanno. Uppa! Un episodio in particolare. Non mi viene in mente. Comunque sono tutti personaggi, secondo me, questa è la mia opinione, dal punto di vista caratteriale molto particolari. E secondo te perché? Ma non lo so. Il vinile che li tenta? Che ne dici? Mi stava venendo una cosa volgare da dire, ma non l'ho detto. No, scusate, dilla. Scusate della voce, ma ieri sera purtroppo abbiamo cantato tanto. Va bene, Stefano. Allora, grazie dell'intervento, grazie, e soprattutto tanti auguri di buon compleanno. Bye. Il DJ è vivo o morto? Potete dichiararlo finalmente voi telefonando, soprattutto digitandolo 0855 54 105. Intanto nel bunker di Esele, i rompiscatole, in questo bunker un po' grigio-verde, abbiamo invitato uno di questa razza estinta, di questa razza molto particolare, ovvero sia la razza del DJus Anticus. Ciao, abbiamo con noi Alex Marini. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Ketchup. Allora senti, tu come ti senti? Più vivo o più morto? Ma probabilmente sono in un periodo di grossa rinascita. No, mi sento molto molto vivo, ma probabilmente lo sono sempre stato. Ma che dici, saranno questi occhietti grigio-verde che ti aiutano? Ma può essere. Sarà il tuo physique du rôle? Beh, insomma, quello un po' meno. Il tuo essere impassibile? Se me lo dici così. Allora, da quanto tempo tu fai il DJ? Beh, lo faccio dalla bellezza. In discoteca lavoro dall'incirca da 8 anni, con vari cambiamenti, potremmo pentito? Dire. Pentito? No, tutt'altro, anzi, la mia vita, la musica. Per quanto altro tempo tu vorresti fare il DJ? Se fosse possibile farlo con questo divertimento e con gente così seria come adesso, per sempre probabilmente, ma mi rendo conto che è un mestiere legato molto ai momenti. Nel fare il DJ tu ti senti anche vocal o hai bisogno di un vocal? Ma in questo periodo mi sto cimentando anche in quello, perché lavoro in una sala ricavata appunto dentro la discoteca Ex Gaslini il venerdì, che è il bunker universitario, e lì mi cimento anche alla voce. Sì. Pronto? Pronto. Buondì. Allora, come va? Tutto bene? Daniela, sono sì, Giorgio. Sì, tutto bene. Ciao Giorgio.
Allora. Allora, innanzitutto diciamo bene che tu sei Giorgio Santovaito. Allora, senti Giorgio, il DJ è vivo o è morto? Ma no, secondo me è vivo e vegeto. E ti dirò di più, secondo me è in crescita. Un parere che nasce da parte mia, ma anche da quello che vedo. Allora Giorgio, è in crescita nel senso che si sta alzando proprio di altezza, oppure sta cercando di spodestare anche altri ruoli che sono all'interno della discoteca, per esempio il vostro antagonista che è il vocal? No, guarda, non è nemmeno quello, è più che altro un discorso che non morirà subito, perché ha un segno. Il fatto che tu cominci poi non implica che deve finire perché passa di moda oppure era solo un momento così della tua vita. Eia, radio ascoltatori di Radio Ketchup, noi ci stiamo veramente divertendo a ballare qui, io e il DJ Alex Marini, dimostrando completamente come il DJ probabilmente si può anche convertire in altre figure, per esempio il ballerino, o che so io il vocal o l'animatore, e insomma qui veramente in questo intermezzo musicale è successo di tutto. Allora, a Alex Marini, quale DJ che non si è capito ancora se è vivo o è morto, vorrei credere, ma l'underground che fine ha fatto? Ma l'underground probabilmente come tendenza musicale è in calo, non lo dico per tirare l'acqua al mio mulino, perché io prima effettivamente ero un DJ underground, ma insomma mi sono stancato come tanta gente che va in discoteca ad ascoltare certa musica e io a proporla di conseguenza. Tira più l'happy music o la commerciale? Ma sono due cose molto vicine. Comunque il prodotto commerciale per il pubblico di massa, che comunque interessa cioè la gente che frequenta le discoteche dalle grosse capienze, probabilmente non morirà mai. Potrà cambiare la musica nelle radici così, ma il prodotto più semplice orecchiabile avrà sempre successo. Alex Marini, stiamo parlando del DJ come personaggio, quindi della sua vita o della sua morte, ma tu per esempio prima di andare in discoteca a fare una serata, quanto tempo impieghi per vestirti, per alluccarti, per magari passarti un filino di rimmel? No, il filino di rimmel lasciamo perdere. No, e penso come tutte le altre persone, cioè mi preparo mettendo delle cose che mi piacciono, ma insomma non è che sto a perdere tanto tempo. Yeah, abbiamo in linea telefonica allo 085 54 105 Cristian Mantini per cercare di capire se il DJ è vivo o morto. Cristian, ciao! Ciao a tutti! Ehi, allora cosa ci dici? Niente, io volevo soltanto dire, per quanto riguarda la musica house, volevo un attimo ribattere quello che ha detto Alessandro, per il semplice motivo che secondo me è finita la musica house come nome, cioè si continua a dargli questo nome per un discorso di business. Però credo che il discorso house sia frutto di evoluzione, e quindi cioè il DJ adesso come adesso è più vivo che morto, per il semplice motivo che ognuno di noi sta cercando di fare altre cose oltre a mettere i dischi, cioè a produrli, a contribuire nell'organizzazione di serate che comunque o house o underground o di happy music, l'importante è che riescano in una certa maniera per far divertire tutte le persone che Alex Marini seguono. Ti risponde immediatamente. Ciao Cristian, no, io non volevo dire assolutamente che comunque il DJ di questo tipo di musica è morto, cioè Dio veramente ne scampi e liberi. Volevo solamente dire che comunque a livello di interesse di massa, questo devi convenire, cioè c'è molto meno interesse in un certo tipo di musica. Vedo anche locali che hanno fatto storicamente sempre questo tipo di musica, che sono oramai lontani dalle affluenze di un tempo. Posso fare una domanda a Cristian Mantini? Cristian? Sì. Ciao, sì. Senti, tu sei un DJ ovviamente. Sì. Allora, senti, siccome noi stiamo discutendo della figura in generale del DJ, che sì, secondo noi non riesce a reggere il ruolo di protagonista, e sì, per look, e per incapacità di essere anche vocal, e arrivare tutto burbero con fly case, magari così, insomma, un po' acido. Allora, tu secondo te come ti collochi in questo panorama? Ti senti protagonista? E soprattutto, per esempio, come curi il tuo look prima di andare a fare una serata in discoteca? Ma per quanto riguarda il mio look, posso dirti che cioè, piace essere presente, nel senso che mi piace una bella presenza, però per me non lo faccio per essere bello per gli altri. Ma per esempio cosa indossi? Cristian, comunque cerca di capirmi, tu fai un mestiere pubblico, cosa indossi? Un gessato? Oppure vai su un look scasciato però offshore? No, sono più sul gessato, diciamo. Lo scherzo. Pronto? Buonasera, che è tornato Vittorio?
Ma guardi, non è che, ma lei chi è, scusi? Io sono Roberto. E Roberto chi? Roberto La Sorda, il fratello di Marco La Sorda. Una cosa urgente, signora. No, sta facendo la doccia. Ah, sta facendo la doccia. Un attimo. Sì. Sorda. Pronto? Ciao Vittorio, scusa se ti disturbo. Chi sei? Sono Roberto La Sorda, il fratello di Marco La Sorda. Ah, sì, sì. Senti, io volevo fare qualcosa là in discoteca. C'ho la raccomandazione di tutti quanti, sono bravo, Ma che fai tu? Io faccio il disc jockey. Non so se mi volevi sentire, così ci vedevamo lì in discoteca oggi, perché c'ho una console tutta particolare, Io faccio tutto col computer. Faccio il fratello di Marco La Sorda? Sì, sono il fratello di Marco La Sorda. Non l'hai mai parlato? Lo so, perché quello è un po' invidioso. Ah. Vabbè, vieni a trovare adesso. Oggi un po' sul tardi, adesso ai 5, non meglio. Però niente, io volevo sapere su per giù, cioè se ci sta la possibilità. Vabbè, facciamoci una chiacchierata, fammi capire che fai e poi vediamo. Su per giù pure quanti soldi mi puoi dare, perché c'è un sacco di offerte, Ma dove vivi? Io dove vivo? A Pescara. Io niente, ho 17 anni, mo mi sono fatto tutta una carriera, capito, sopra i computer. A Marco La Sorda me l'ho messo sotto i piedi, me lo metto. Ma anche se mio fratello, dopo lui è invidioso, ecco perché non parla di me. Io sono bravo, Vabbè, se lo dici tu, io non ho. Ma tu mi devi solo sentire, dopo vedi gli screzzi, le cose, faccio un massacro. Io vengo con la bicicletta, ho proprio una fly case dietro alla sella della bicicletta. E ti porti con me, ti faccio sentire certi mixaggi che tu non ti rendi conto, compri dischi al Record Shop, sono bravo. È un programma che mi piace, lo detesto. In collegamento telefonico stiamo parlando con il vocal Dottor Felix. Dottor Felix. Allora, come va? Sei pronto per essere domani alla fabbrica in questa serata? Sì, certamente, dopo grande successo dell'altro anno con la collaborazione con la fabbrica, è la situazione che ovviamente mi viene molto piacere di fare, perciò sono prontissimo per domani pomeriggio. E una cosa io ti vorrei chiedere: da quando il vocal ha dovuto accompagnare il DJ? Ed è più forte il DJ o è più vincente il vocal? Ovviamente è una situazione di collaborazione, però da parte mia è partito da tantissimo tempo, non so se ti ricordi il grande DJ Marco Trani. Come no? Questa è una cosa che, non per essere presuntuosi, no? Però penso che la situazione di vocalist con il DJ l'abbiamo lanciata io e Marco Trani negli anni passati, per esempio nelle discoteche Isteria di Roma, all'area di Cortina e ovviamente a Pacià di Riccione, prima che sono nati tutti gli altri. Senti, Dottor Felix, secondo te porta più gente in discoteca un vocal o più un DJ? Beh, dipende. Devo dire la verità che attualmente un po' i DJ stanno perdendo, perché non è più come una volta fare il DJ. Chiunque compra i dischi impara a mettere i dischi e si trova dei PR, SPR attorno a lui e può anche funzionare. Dipende veramente, per portare gente secondo me dipende dal personaggio. Il personaggio che può essere sia la ballerina o il DJ, il vocalist o anche il personaggio, per esempio un attore. Perciò qualunque cosa va oggi per poter riempire un locale. Se ti ricordi l'altro anno andava moltissimo la situazione con Ras Degan, no? Certo. Perciò secondo me, parlando per me stesso, io facendo un po' tutto, DJ, cantante, vocalist, ballerina, eccetera, mi piace pensare che riesco a riempire i locali perché sono totale. Esatto. Dottor Felix, ti aspettiamo domani alla fabbrica per questo grande evento. Torniamo in studio dopo aver parlato col vocal Dottor Felix, perlomeno come si fa chiamare lui nei suoi spot. Torniamo in studio con Alex Marini, DJ. Ciao. Doc, allora senti, perché il DJ non fa anche il vocal? Ma probabilmente perché comunque è un modo di esporsi che è un modo di esporsi diverso dalla sua professione comunque stabile, no? Cioè comunque si tratta di fare due mestieri in uno e non a tutti riesce, o non tutti hanno la faccia tosta per esporsi anche al microfono come faccio io ora. Uè!
Pippa, qual è il genere musicale del momento? By Alex Marini. Beh, ho già detto prima, c'è un ritorno comunque alla musica dal divertimento sano, quindi comunque sono tornati in auge i ritmi 70-80, sono tornati i ritmi commerciali, ma veramente commerciali, la gente vuole divertirsi. Lasciamo la parola al grande Gino Parkinson. Vai, yes. Gino. Buonasera, ciao, sono Gino Parkinson della Parkinson & Parkinson, un po' come Johnson & Johnson, lavoro in un campo image molto trendy. E niente, sono venuto qui per parlare della discoteca dove lavoro, il Post Scan, una discoteca molto particolare. Saluto la director Colete, un bacio Colete, ciao. E volevo parlare di una serata che stiamo organizzando. È una serata di lander, è una serata per buttafuori, ne resterà soltanto una. Noi invitiamo 100 buttafuori, li infiliamo dentro un'arena, li facciamo stare lì e praticamente loro devono cacciarsi a vicenda. Il problema però viene quando bisogna dargli un motivo per cacciarsi. Cioè, chi caccia l'altro senza motivo viene squalificato. In genere viene squalificato il primo che comincia e tutti gli altri poi hanno una giustificazione per farlo. L'altra sera la serata è andata benissimo. L'unica cosa alla fine, niente, sono andato a congratularmi con il vincitore, che è un ragazzo che di giorno lavora in un supermarket. Infatti lo chiamano Conad il Barbaro. Niente, sono andato dal signor Conad il Barbaro per congratularmi, lì preso dalla foga mi ha scaraventato fuori dal locale. C'erano 99 buttafuori che mi hanno riconosciuto, mi hanno riempito di mazzate e sono stato ricoverato un mese all'ospedale di Teramo e di Giulianova. A sostituire Alex Marini nel bunker di Radio Ketchup, questo bunker grigio-verde, abbiamo Mauro Cesaroni, DJ. Mauro, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, stai bene? Bello fresco, sveglio, arzillo? Sì, sì. Vai, pronto per la serata di questa sera? Sì, infatti mi sono svegliato poco fa. Perfetto, senti, questa sera che musica metterai? Ma guarda, io da sempre ho una base di musica commerciale, che poi è vero che insomma negli ultimi tempi c'è stata una cosiddetta un luogo comune, ossia quello delle cosiddette remake, insomma tutti questi dischi anni 70, anni 80 rifatti, strarifatti, remixati una, due, quattro, cinque volte. Però diciamo che la musica mia è quella commerciale, diciamo. Commerciale. Allora, su queste parole passiamo immediatamente la linea telefonica a un amico carissimo, tant'è vero che si tratta di Amerigo Carissimo. Ciao Amerigo. Come state? Tutto bene? Ma stiamo alla grande, tu come stai? Anch'io mi sono appena svegliato. Vabbè, bello come il sole. Bello come il sole. Senti, allora cosa ci dice a proposito di questo tema, il DJ è vivo o è morto? Allora, innanzitutto vi racconto che circa un annetto fa Luca Colombo, che ascolterete in un'intervista stasera alle 20 circa, fu vittima di un'aggressione all'aeroporto di Pescara perché arrivò in ritardo per il check-in e le persone dell'aeroporto lo malmenarono. Perché questo ragazzo era un po' stanco, un po' così, un po' tritato, diciamo, e allora venne malmenato e messo così come un bagaglio smarrito in un angolo dell'aeroporto. Secondo te, Amerigo? Quindi diciamo che ha rischiato così di non poter più mettere i dischi per un bel periodo. Va bene, senti, secondo te, Amerigo, è più importante il DJ o il vocal? O addirittura è più importante la cubista o la guest star? Ma secondo me il DJ rimane il fulcro della vita, di quella mini società notturna che è la discoteca, perché il DJ è un po' quel musicista che rifà su misura i ritmi che vanno per la maggiore o che andranno in uno stretto lasso di tempo, quindi rimane una figura cardine. Io, se vuoi, ti... Quindi potrebbe fare a meno del vocal? Sicuramente sì. E perché non ne fa meno? Quando in tutte le serate la persona che viene osannata di più è il vocal. Tipo, cioè, questa sera sì, c'è il DJ, però c'è il vocal, Dr. Felix! Beh, guarda, se tu ricordi bene personaggi come Stefano Secchio, quelli di Radio DJ classici, Amadeus, del primo periodo, Linus Albertino, in realtà loro sono stati all'inizio DJ e vocal insieme, come lo erano i DJ storici, per esempio Renzo Arbore, per fare un esempio. Vorrei fare un saluto, vorrei salutare tutti quelli che sono soli in macchina, fanno le puzze e danno la colpa al catalizzatore. Questo era un saluto molto particolare per Iesel, i rompiscatole a cura di Marco Ferrari. Io vorrei salutare anche Mauro Cesaroni. Ciao, buonasera a tutti. Mauro, io per questa sera, per un DJ veramente di grasse e soprattutto con grinta, ti consiglierei un capello gelato, un po' di Maxa, che sarebbe poi un Maxa. Il profumo tuo.
Scusate, veramente sta dando i numeri, Daniele. Sai, numeri al lotto, perché oggi è sabato. Oggi è sabato, è tutto concesso. Esatto, grazie Mauro. Vedete, come al solito i DJ riescono sempre a svoltare le situazioni. Innanzitutto vorrei anche ringraziare Alex Marini, che è stato il nostro protagonista per questa prima parte della puntata, e anche Americo Carissimo, che ci ha raggiunto per telefono, nonché il dottor Felix, questo vocal che sarà domenica pomeriggio alla fabbrica per questo grande evento. Ringrazio anche The Ghost DJ per la regia tecnica e Giuseppe Caporale in quanto autore, intervistatore e curioso di Esaling non piscatole. Bye! È un programma che mi piace, lo detesto, lo sai, lo ascoltate e vi sembra un paraposto, lo sai, finalmente c'è qualcosa che accomuna. Yesel è offerto da Centro Ex Gaslini, Fabbrica del Tempo Libero, Viale Pindaro, Pescara. Sabato 31 gennaio, Oxy Drive Fashion Club presenta La Notte dell'Acquario, nella notte dei riflessivi e degli amanti della propria libertà. Sabato 31 gennaio, Oxy Drive Fashion Club, La Notte dell'Acquario, a Marina di Città Sant'Angelo Pescara, info 0338 9067 465. Ormai siamo gli unici che suonano musica house. Domenica 1 febbraio, Giovanni Perna riconferma Fix the Original T-Dance. Ringraziamo il nostro pubblico per aver diffidato dalle imitazioni per 6 domeniche consecutive. La console sarà una sorpresa con 2 guest. Fidatevi di noi. Resident DJ dal Prince e dal Syncopate, Mr. Stefano Ranieri, Mr. Riccardo May. Special guest star dal Cocorico di Tilla, Matteo Sorbellini. Testimonial dell'evento, Wendy e Warrock. Domenica primo, Fix, l'unico after tea. Presso ex Cesar, Silvi Marina. Ciao ragazzi, sono Enzo Pignani. Vi aspetto domenica 1 febbraio dalle 11 alle 12 per regalarvi l'ultimo CD dello Slocos Fiesta. Hey, svegliatevi, giocate con noi. Vi regaliamo un CD nuovissimo, sempre e solo su Ketchup. Non mancate. Boomerang, club latinoamericano. Ogni giovedì, venerdì e sabato in esclusiva del Brasile presenta Veto Verman en vivo. Boomerang Club, via Nazionale Adriatica, a 100 metri da Piazza Duca, Pescara. Nikita, rivoluzione della moda. Corso Mantonè, Pescara. Quando i due staff house e commerciale più conosciuti si sposano. Sabato 31 gennaio, il Prince di Riccione ospita per la prima volta la Silvanella e il Brooklyn Street House Club. In pista commerciale Franco Moiraghi, Lisa Ellison, Paolo Sala, Alex Cipo, le voci, Dottor Felix e Stefano D'Alberto. In house room, Stefano Ranieri, Greppi, Danny Love, Alessio Costa. Collaborazione speciale di Giovanni Perna e Paride Aloisi. Sabato 31, la Silvanella e Brooklyn Street al Prince di Riccione. Info 0368 30 75 731.